L'iniezione degli oggetti di devozione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Dalla lettera di San Paolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Parola del Signore. Con Dio onnipotente ed eterno, tu hai sottomesso agli uomini tutto il creato, perché compiano opere di carità vicendevole. Ascolta benigno le nostre preghiere che invocano la tua benedizione su tutti coloro che si serviranno di questi oggetti. Possono riconoscerti sempre come sommo bene, ti mettono al primo posto nel loro cuore, nella loro famiglia, ed arricchire i fratelli con amore sincero. Per Cristo nostro Signore. Voi, gli oggetti che avete con voi, le vostre famiglie, benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Thank you.
Apriamo le nostre mani, il nostro cuore si apre al Signore, si apre al nostro corpo, al nostro cuore, tutto il nostro essere. Signore, grazie. Le nostre mani, il nostro cuore stanno dicendo grazie, Signore. Grazie perché tuo amore è come il sole che sorge sempre. Che sorge ai buoni e cattivi. Grazie perché tuo amore è più grande dei nostri peccati. Grazie perché tu sei Padre misericordioso, Padre che vuole abbracciarci. Eccoci Signore, e come Maria ti stiamo dicendo, eccomi Signore, sia fatto di me secondo la tua parola. Signore, a tutti noi risvegli la fede e la fiducia in te, così che tutto, con tutto il cuore crediamo e crediamo che tu ci ami, che tu ci perdoni, credere che tu non ci rifiuti mai. Cresci in noi la fede e la fiducia in te. Non preoccuparci per il futuro, ma credere a te, di avere totale fiducia in te. Cresci in noi la fede che a Dio nulla è impossibile. Che la fede in noi sia più forte della paura. Gesù, io credo. Gesù, confido in te. Qua la Criste. Qua la Criste. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Signore, risvegli in noi la fede, perché la fede del Signore è versata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, dice Paolo. Signore, risvegli in noi e fa che in noi cresce tuo amore, sì che posso amarti con tutto il cuore. Dammi ljubavi, Gospodine, prema molitvi. Donami amore verso la preghiera, verso l'Eucaristia. Donami amore verso tuo corpo. Donami amore verso tua parola. Signore, donami amore verso i membri della mia famiglia. Signore, donami amore verso la persona che non mi piace,
la persona che non sopporto. Perdonami, amore, verso la persona che mi ha fatto del male. Donami, amore, così che tuo amore guarisca il mio cuore. Amore, mi liberi, mi porta fuori schiavitù dei sentimenti negativi. Signore, donami amore verso coloro che sono lontano da te. Donami amore verso le persone che non hanno conosciuto tuo amore. Donami amore, Gesù. Dammi tvoje ljubavi, Gospode. Signore, donami tuo amore. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Danke, Jesús. Danke, Jesús. Danke, Jesús. Danke, Jesús. Aleluya. 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 O Gospodine, Signore, hai portato tuo popolo dalla schiavitù in libertà, perché tu vuoi che loro vivano in libertà, che tutti noi viviamo liberi, ma noi cadiamo in diverse schiavitù, non siamo nemmeno consapevoli di questo, non siamo nemmeno consapevoli che siamo schiavi a tante cose. Non ci servono tante cose per la vita. Esistono dei bisogni, delle necessità per corpo, ma esiste anche l'avidità e la schiavitù. Così che abbiamo le cose che ci avanzano. Signore, apri i miei occhi per riconoscere quello che avanza, per poter donarlo al prossimo. Ti preghiamo per tutte le persone che sono schiavi della televisione, del cellulare, dell'internet. Signore, liberaci. Liberaci così che possiamo lasciare tutto questo dedicando tempo a te, alla preghiera e alla famiglia. Signore, ti preghiamo per tutte le persone che sono schiave della pornografia, dell'odio, dell'invidia, gelosia, rabbia. Signore, liberaci. Per tutte le persone che sono sotto il possesso dello spirito il mondo. Signore, liberaci. Liberaci da questa cecità, così che i nostri occhi si aprano. Liberami, Gesù. Signore, liberaci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Kamsa, Kamsa Jésus, Kamsa Jésus. Kamsa Jesu, Kamsa Jesu, Alleluja, Alleluja.
Stavamo pred tebe, Gospodine, sve... Signore, davanti a te mettiamo tutte le persone malate al corpo e all'anima, tutte le persone che sono comandate nelle nostre preghiere, tutti coloro che sono in sofferenza, coloro che sono da soli nel loro dolore, anche coloro che servono i malati. Signore, ti preghiamo per loro, donali tua pace. A loro la salute del corpo e dell'anima secondo tua volontà, Signore. Godine njihove boli. Signore, tocca i loro dolori e le loro ferite. Isus se hvala te. Gesù, grazie. Za sve ti hvala. Grazie per tutto. Blagoslovi nas, Gospodine. Signore, benedici tutti noi. Signore, benedici tutti noi. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.